prevenzione, 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 soprattutto stare attenti a qualsiasi cosa si fa, perché ogni minima insicurezza, ogni minimo dettaglio, poi succede il disastro. Una cerimonia semplice ma sentita e partecipata davanti a un luogo simbolo, il monumento al lavoro e al sacrificio nel giardino del Palazzo di Giustizia a Sondrio, in occasione dell'edizione numero 32 della giornata regionale delle vittime del lavoro. Il lavoro è alla base della nostra Repubblica, ma deve essere anche un lavoro sicuro. Disattenzione, sfortuna, mancata osservanza delle regole. Possono essere anche più di una le cause di un infortunio sul lavoro. Bisogna anche pensare di poter agire con più calma, con più serenità in ambito lavorativo, ma anche per poi avere una qualità differente. A volte si pretende troppo in troppo poco tempo. Abbiamo una grande velocità nel dover riuscire a finire tutti i lavori che a volte sono anche dettati proprio dalle regole che governano anche i bonus fiscali, e quindi questo fa sì che le imprese cercano di adoperarsi nel miglior modo possibile, ma non sempre riescono ad avere il tempo per formare ed informare quei lavoratori che molto spesso arrivano da altre mansioni. Della situazione sui cantieri ha parlato con cognizione di causa, da ingegnere qual è, anche il primo cittadino del capoluogo. Sui cantieri negli anni si è migliorato molto con la gestione della sicurezza. In questi ultimi tempi vediamo un po' troppa frenesia sui cantieri, quindi anche vediamo manodopera che entra con dei corsi di formazione forse un po' troppo brevi e che non ha l'attitudine a muoversi in cantiere. Questo è un problema. La formazione è fondamentale, la formazione e le qualità di lavoro sono importantissime, perché dobbiamo veramente andare a incidere su questo fenomeno che vede numeri ancora troppo alti. Importantissimo dunque che i ragazzi capiscano sin dai banchi di scuola che la sicurezza non è affatto un di più, ma una parte imprescindibile del lavoro o dei lavori che andranno a svolgere. Abbiamo la volontà di continuare quello che ormai stiamo percorrendo da più di 10 anni. E questo che cosa significa? Entrare nelle scuole, raccontare che cos'è la sicurezza, come intervenire, come agire. E la sicurezza per noi non è soltanto la sicurezza sul lavoro, ma è tout court, per cui in qualsiasi situazione, in casa, in macchina, nel divertimento e altro. E poi soprattutto quello che ci interessa è quella specifica certificazione di formazione che siamo riusciti a portare avanti negli ultimi anni.